La 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 la
vivo! Salve, care amiche e cari amici, dal vostro capitan Santen Chan, oggi in data 12 settembre, giovedì 12 settembre 2019. Ciao, ciao! Sto con Leoncino, solo una persona mi ha suggerito il nome per Girafino. Ciao, ciao! Allora, perché cantavo così? La 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 la
Ma vi canto così. Beh, innanzitutto faccio questo video perché questa live perché ho occasione di farla. E ieri volevo fare un video dedicato all'11 settembre, a quello che ne penso. Ma visto che già anni fa ho fatto due video, dato che ieri ho visto il mio video dell'11 settembre ha avuto, ho fatto anteriormente, 90 visualizzazioni in tutto, non so se ieri, quindi si è aumentato più di 90, cosa inedita per i miei video culturali, che parlavo di un libro che ho letto sopra sull'11 settembre. Allora ho deciso ieri di non fare nessun video sull'11 settembre, perché tutti ieri a fare video sull'11 settembre. Adesso, come sempre, ho messo un titolo a caso a questa live. Io la live anteriore gli avevo messo un titolo generico facendo una live non so che giorno della settimana e poi gli cambiai il titolo e gli migliorai la copertina. Ma ho visto appunto che un mio video del 2017 mi sembra dedicato all'11 settembre, ieri l'11 settembre è stato visto molte volte. Quindi non ho necessità ogni 11 settembre di fare un video riguardo il tema, perlomeno io non ne ho sentito la necessità. Magari quest'anno avrei fatto 1000 visualizzazioni, chissà, ma appunto 1000 visualizzazioni non ti cambiano nulla il canale, vero? Quindi me la sono presa con comodo perché non mi andava di editare, non mi andava di cazzo, un simbolo nello schermo. Ah no, è il cursore senza occhiali. Io non mi voglio mettere gli occhiali per evitare il riflesso, però perché sono lenti antiriflesso, quindi il riflesso rimane sulla lente. Almeno credo, perché te le vendono come antiriflesso e invece non sono riflesso. Antiriflesso. Allora qui il vostro capitano Sant'Egian, probabilmente caricherò il video nella lista di riproduzione il capitano Sant'Egan. Non so di che parlare, ma inizio perché ho tempo per fare il video, capito? Poi vado vicino, lontano. Ma perché cantavo così? Lo 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 lo
2 giorni fa, inaspettatamente, forse tre, non credo più di tre, è riapparso, no, forse ieri, 11 settembre, è riapparso un nuovo video di Matteo Montesi. O forse 10 settembre, non lo so, basta cercare. E si è fatto vivo dopo tanto tempo. E quindi che dire? Siamo tutti contenti, anche se fino adesso non ha fatto solo un nuovo video. Si vede che gli hanno ridato il cellulare. E
continuano a caricare sul canale video vecchi. Non so se è una politica, un comportamento suo recuperare, perché lui in più di un video ha detto: io ho avuto la fortuna di poter salvare molto del materiale che ho caricato in più di 10 anni in YouTube, i dischi rigidi. Non so se siano dischi rigidi dei vecchi computer dove sono rimasti editati tutti i suoi video, oppure siano dei dischi rigidi esterni. E quindi è logico che lui ci abbia un archivio montesiano, Matteo Montesi, dove ha salvato tutti i suoi video nei dischi rigidi, magari nei pendrive, in tutti i dispositivi di memoria, e adesso li voglia ricaricare tutti, ma tutti, tutti, tutti. Il rischio è che faccia spam di nuovo, perché YouTube dice: questo, anche se non ti abbiamo bannato il canale per questo video, già l'avevi caricato. Comunque, vedo che non vuol far mancare ai suoi spettatori di vedere i suoi video. Io quello che non capisco è la logica sottostante a questo. Certo, vuole recuperare tutto quello che ha perso nei suoi vecchi canali, ma il fatto è un altro: molti dei suoi video erano contestualizzati all'epoca nella quale uscirono, per cui se uno nel 2014 era disposto a guardarsi un video di 4 ore, di 3 ore, di 5 ore, è arrivato a farli di 8 ore, delle live di 8 ore, che di più non si conserva. Oggigiorno, dopo 10 minuti, dopo mezz'ora, un'ora, e poi lui parla di cose che erano successe all'epoca. Che video no, perché non li ho visti tutti, ma io iniziai a non guardarlo proprio quando faceva video sempre più larghi. Gli dissi: guarda, spezzettalo quel video, così in una settimana lo guardo. Ma lui no. Lui chiedeva anche ai suoi cugini: ma ti sembra giusto che uno non guardi un video per intero? E il cugino gli diceva: no, ma guarda, ma non tutti hanno 8 ore di tempo. E ma ti sembra giusto guardarlo in parte? E il cugino gli diceva: no, no, non mi sembra giusto. Bisogna che lo guardino tutti, il video per intero, che lo guardino tutto intero il video, così comprendono di che si parla. Ma in realtà si perde in elucubrazione in qualche video, non in tutti. Molte volte dice cose interessanti, però per quanto interessanti siano le cose che dice, capito? Non si può guardare un video 8 ore. Uno sì, due sì, ma ci sono molti documentari di storia, per esempio, che io vorrei vedere sulla Seconda Guerra Mondiale, non li guardo perché sono delle puntate, ogni puntata di 2 ore. 2 ore. Io la sera vado a dormire alle 10 e devo... Quello che succede è che a volte faccio più tardi di mezzanotte, perché vedo vari video di 10 minuti. Invece già vedere un video di 2 ore, pensa. No, avrei potuto guardare molti di più, ma guardare un video 8 ore, eccola, 10 di sera, 2 ore, mezzanotte. E faccio le 6 del mattino. Ma chi ha 8 ore di tempo per guardare un video? Ne ricarica uno al giorno. 8 ore tutti i giorni. Ma mi pagano. Anch'io vorrei caricare dei video di 8 ore e che li guardino centinaia di persone per avere le 4.000 ore di visualizzazione. Sarei un po' così, no? E non si può pretendere, bisogna fare 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti al giorno. Io faccio delle live di divagazione.
So che le persone che mi seguono non sempre guarderanno la live intero, anche se sto in live un'ora, ho fatto delle live di 2 ore, ma stando a Analytics, alle statistiche, pochi hanno visto per intero la live, anche perché quando si fa una live si discorre su tutte le cose che vengono in mente di parlare. Si scrive nulla o non si ha un mente in mente un mente in mente un titolo, quindi si hanno lapsus verbali, si digredisce molto, si tergiversa. Adesso si è sommato un nuovo spettatore. Salve a te che mi stai guardando, mi piacerebbe conoscere e sapere chi mi guarda. Tempo fa, ho ricevuto un commentario da parte di uno che sembrava Cavaradossi. Io ho guardato i video di Cavaradossi. Ho messo in playlist video, mi ha fatto una parodia divertente. RM Destination, hello, thank very much. Allora vi dicevo, io credevo che era community, perdon, dovete andare in community, e io pensavo che era veramente Cavaradossi che mi rispondeva, poi mi hanno detto che è un canale fake. In community ho messo dei video, due miei sull'11 settembre, poi quando hai deciso di votare una parodia. Comunque, qua vi lascio, vediamo se posso copiare il link. Vi lascio il link. Hello, there's friend RM Destination. Thanks for you for il. Allora, già non c'è nessuno che mi guarda, una persona, vediamo. Qua vi lascio il link della parodia che mi ha fatto Cavaradossi, ego per te. Vi lascio il link. Giuseppe Iamundo, ciao, ciao Giuseppe Iamundo. Ho lasciato nel chat il link di una parodia che mi ha fatto un tale che il canale si chiama Cavaradossi, prego per te. Io credevo che era Cavaradossi. Invece è uno che dicono che è un canale fake, però fa delle parodie divertenti. Allora lì c'è il link. Poi nella mia community ho messo due video, caro Giuseppe, fatto nel passato su quello che pensavo dell'11 settembre. Quest'anno ho deciso di non fare nessun video l'11 settembre, ieri, perché magari avrei potuto avere qualche video visual. Però ho avuto altro da fare e poi avrei ridetto le stesse cose. Allora mi sembra giusto per il mio pubblico. Vediamo qua, sempre arrivano delle notificazioni. Ah, ecco, Matteo Montesi. Continua, ha fatto un video nuovo, ma continua a caricare video degli anni passati. Questo è del 2016. Io quando posso li guardo. Il problema è che durano ore.
mi hanno fatto un sondaggio in YouTube. Questo video dura un'ora e 54 minuti. Ecco, questo qua è l'ultimo video ricaricato, riciclato di Esatto, Giuseppe Iamundo, l'11 settembre non va dimenticato. Io non me ne sono dimenticato e nella mia community ho messo i due video che ho fatto nel passato, perché è una questione di principio. Avrei detto lo stesso, oscuro piacere, oh capitano, mio capitano, buonasera, buonasera, oscuro piacere. Quindi ho pubblicato il link dell'ultimo video di Matteo Montesi che ha caricato adesso, mi è giunta la notificazione adesso. La casa del trattorino ha presa diretta dicembre 2014, no, 2016, perdono. E lo commentiamo il video, anche se poi non lo guarderò perché ho Ecco, bellissimo video, caro Matteo, e buon fine settimana. Dura quasi 2 ore, 1 ora e 54, 19 secondi. Allora, Montesi non tornerà più, però, penso. No, no. Ieri o l'altro ieri ha caricato un video. Ha caricato un video, quindi parlava lui. Non so se per caso ogni tanto uscirà fuori, sta con a casa dei genitori, se ne sono detti di tutti i colori, però lui ha caricato un video. Ti do il link. Vediamo se qua c'è. Nel suo canale penso lui sono entrato nel video. Adesso entro nel canale di pubblicità, vediamo se ce la faccio. Ecco. Un giorno fa, ecco, un giorno fa non mi sono arrivate le notificazioni. Questo è l'ultimo video, vediamo, no, del 2015. 2015 che c'era tremenda morte, ecco qua. Questo è il suo ultimo video. Poi ne ha caricati tutti del 2013, del 2012, non so perché. Un video di 6 minuti e 46, che è questo che vi darò il link. Di adesso, di 2 giorni fa, e tutti gli altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, compreso questo di oggi, 7, quindi 7 video su 8 sono del passato, e solo uno di 2 giorni fa, che è questo che qua vi metto il link, che è di 2 giorni fa.
26 minuti, cosa che non è in lui, ma neanche mezz'ora, neanche un'ora, solo 6 minuti. È andato su una spiaggia. Evidentemente c'è qualcuno che gli continua a caricare i video dai dischi rigidi nel suo canale. E come ho detto prima, che lui li ha conservati tutti su disco rigido. Quello che ha fatto tutta la sua produzione, anche dei canali che ha chiuso, e lui ha potuto caricare col suo cellulare. Magari io non ho visto che formato ha caricato il video, però c'ha 2900 visualizzazioni, quindi è andato meglio di molti ricaricamenti adesso. Ma adesso che finisce la pubblicità, vediamo che ci dice. Saltiamo a pubblicità perché c'è un altro formato di video e vediamo massimo risoluzione 1080. Vabbè, ma magari si è caricato con un cellulare di certa consistenza, però voglio dire 6 minuti, 6 minuti, dici? Sì, ha caricato un video recente. Qua nei commenti, se cerchi, ho messo il link, te lo metto di nuovo. Ma quindi Monv è di settembre. Monv che cos'è? Oscuro piacere. Qua ti metto il link. Non so se magari hanno tolto internet per avere accesso al suo computer per editare video, li fa col cellulare, quindi ha caricato solo 6 minuti perché magari sarà andato in un internet point con il cellulare, ci mette una cifra a caricare con un wifi gratuito. Però voglio dire, probabilmente non avrà occasione di editare il video nel computer, starà registrando con il cellulare. E allora, visto che è molto lento, perché io anche quando carico i video dal cellulare e non li passo attraverso il computer, metto una cifra a, non so, se sono, se filmo con 2 megapixel in full HD. Ci metto 15-20 minuti, mi scarico il cellulare, è un orrore. Quindi non so come titolerò questa live quando l'avrò finita, parlando di Matteo Montesi. Oscuro piacere, la connessione che non va, quindi mi sono perso alcune cose che hai detto. Comunque sembra invecchiato di colpo. Caro Oscuro piacere, dicevo che per molti, molti gli hanno commentato: ma che ti sei fatto? Ti hanno fatto il trattamento sanitario obbligatorio? Ti vedi invecchiato? Vedi invecchiato, gli hanno scritto sotto quel video che hai visto adesso. È strano che lo ha fatto solo di 6 minuti. Probabilmente non avrà più accesso a internet, non avrà accesso al computer, anche se qualcuno continua a caricare i suoi video vecchi, che ultimamente ne ha caricati 8. Uno, che è quello che ti ho dato lì, che dura solo 6 minuti, l'avrà caricato dal cellulare. Gli altri 7 sono di anni precedenti, addirittura del 2013. Comunque, che altro ti ho detto? Non so, e non saprò come titolare questo video dopo questa live, perché dopo gli do un titolo, ma probabilmente parlando di Matteo Montesi, perché ho fatto questo. Circa un'altra persona che prima mi ha chiesto, mi ha detto che era importante ricordarsi l'11 settembre, e io gli ho detto a Giuseppe, non so se Amundo o Lamundo, scusami se pronuncio male il tuo nome, Giuseppe.
appunto non va dimenticato. La ragione per la quale io ieri non ho fatto un video è che non amo ripetermi. Sarebbe un po' come prendere in giro il mio pubblico. Invece ho visto uno dei miei due video, è stato visto moltissimo, perché in anni non l'ha visto quasi nessuno, ma ieri ha fatto audience, che c'ha più di 100 visuals. Io comunque nella mia community ho messo i due video dei quali negli anni passati ho parlato dell'11 settembre. E siccome non avevo argomentazioni nuove a portare sull'11 settembre, sarebbe stato ridondante. Allora, per rispetto ai miei ascoltatori, perché non pensassero che io volevo generare visualizzazioni su un tema così importante e sensibile, ho semplicemente messo nel mio Instagram, se non mi sbaglio, ma in Facebook e nella community di YouTube, lì dove ricevono i messaggi tutti quelli che mi seguono, che se non l'hanno ricevuto possono andare a vedere ora, link e anteprime dei miei due video che ho fatto sull'11 settembre. Questo per evitare di essere ridondante e di produrre del materiale sulle stesse cose, no? Se no è tutto un rifriggere lo stesso. Oscuro piacere. Comunque, riguardo alla vicenda di internet, anche dell'upload tanto dipende dal tipo di operatore e tanto dipende anche dallo smartphone, dice Oscuro piacere. E quanti colpi ha preso cadendo per terra nello specifico? Ah, sì. Triste quando cade il cellulare, Oscuro piacere. Perché il mio telefono è caduto un po' di volte e adesso è passato a andare veloce su internet ed andare lento con la connessione della Greta R. Ciao Greta R. Come va? Allora, ho iniziato questa live perché ne avevo opportunità. Non sapevo di che parlare e ho iniziato a dire che ieri per l'11 settembre non ho fatto nessun video perché, per onestà intellettuale, visto che avevo fatto già con anteriorità dei video, ho messo nella mia community i video nei quali in anni passati ho espresso tutto quello che potevo dire sull'11 settembre. Ho anche letto dei libri e li ho commentati, e quindi quest'anno non mi sentivo, perché altrimenti sarebbe stato soltanto Oscuro piacere. Quanti sapevano che le torri erano tre? Probabilmente nessuno lo avrà mai saputo. Infatti non si celebrano, non si commemorano le tre torri, ma addirittura tutta una serie di edifici c'era su quella piattaforma. Non solo la terza torre più piccola, ma c'erano anche altri edifici. Però nell'immaginario collettivo sono rimaste le Twin Towers, ma altri edifici sono caduti, molto più piccoli, perché le macerie delle due torri gli sono cadute addosso. Poi continuano a morire persone di cancro che hanno respirato quel micropulviscolo e tutti quegli elementi tossici, che un po' come nella cattedrale di Notre Dame de Paris. L'incendio ha fatto volatilizzare tutto il piombo che c'era nei tetti, che nel Medioevo isolavano i tetti col piombo, con lastre di piombo. Tutto quel piombo che si scioglie a bassa temperatura è volatilizzato nell'aria, quindi rischio di cancro per molti parigini, purtroppo. Oscuro piacere. Beh, dai, tutti moriamo prima o poi. Questo scaramantico. Meglio poi, esatto. Visto, ti piace? Ciao, saluta Greta R, saluta. E
qua. Ha comprato mia madre per il giorno del bambino. Questo è una girafina. Io ho scelto la girafina. Se ti piace la girafina, guarda un mio video anteriore che c'è l'anteprima con me che ho la girafina. Vediamo se lo troviamo qua il video. Purtroppo il mouse che fa storie. Eccolo qua. Ecco qua il video dove c'è la girafina. Io ho scelto la girafina e mia madre si è tenuta il leoncino. Allora, io ho lanciato un concorso. Quando finirà questa live, commenta questo video e condividilo affinché te e altre persone possano trovargli un nome alla a questa mascotta, al leoncino e alla girafina. Finora alla girafina gli hanno voluto dare un nome, ma se saranno in tanti a commentare io potrò scegliere. Poi si era parlato. Ah, non ho potuto leggere il messaggio ritirato. Mi hai ritirato il messaggio, io che sono lento a leggere, vabbè. Chissà, hai ritirato il nome che gli stai. Ah, bene. Infatti mi sembrava che nel messaggio che hai ritirato dicevi che l'avevi già vista la girafina. Io poi ho parlato anche di Matteo Montesi e ho spiegato che lui è ritornato 2 giorni fa, quindi il 10 settembre, credo il 10 settembre, e ha fatto un video. Un video interessante, ma la cosa più curiosa, è che il video dura appena 6 minuti e mezzo, cosa che non è usuale per lui. Era arrivato a fargli di 8 ore o di più di 8 ore. Allora, che gli è successo? Non gli è successo, boh, lo può dire. E su video che ho preso in considerazione, solo l'ultimo degli otto ultimi video l'ha prodotto 2 giorni fa, gli altri sono addirittura del 2013. E io non so che gli è successo. Francesca Mistretta, buona serata Francesca, come va? Buonasera Francesca, grazie di seguirmi. Come mai Matteo Montesi, come anche ha precisato Oscuro Piacere, come hanno precisato sotto il suo video, l'ultimo video suo, dura solo 6 minuti e 46. Si vede molto invecchiato. Beh, io non lo vedo molto invecchiato. Magari perché è stato molto assente. E la gente pensa che sia invecchiata una persona, ma è perché non l'ha seguito da settimane o da mesi, oppure gli effetti della luce, come si filma. Qualcuno ha insinuato, gli ha chiesto a Matteo Montesi sotto questo video che vi ho messo il link, forse è stato il trattamento sanitario obbligatorio, il TCO, oppure la reclusione o chissà che cosa. Comunque sta di fatto che gli 8 video che ho preso in considerazione
considerazione gli ultimi 8, solo l'ottavo, l'ultimo, quello di 2 giorni fa, perché c'è qualcuno che nel suo canale, non so se adesso è lui o qualcun altro, ma caricano furiosamente dei video. Per esempio, ne caricano, per esempio, adesso non so, mi è arrivata una notificazione. Io ho la notificazione attivata per guardare i video di Matteo Montesi. Vediamo. No, non era lui. Allora, 28 minuti fa carica un video del 9 dicembre 2016. Un video del 24 gennaio 2013 lo ha caricato 6 ore fa. 10 ore fa, il 5 agosto 2012, un video. Un giorno fa, un video del 4 agosto 2015. Un giorno fa, un video del 26 a 15. 2 giorni fa, un video del 17 febbraio 2015. 2 giorni fa, 2 giorni fa. 2 giorni fa era anche il video di prima, del 17 febbraio 2015. 2 giorni fa, l'11 luglio 2015, e solo 2 giorni fa carica il 9 settembre del 2019, un video di 2 giorni fa, 10-11, ecco, un video del 9 settembre lo ha caricato 2 giorni fa, più o meno. Qua dice 2 giorni fa YouTube, ma è del 9 settembre 2019 e dura 6 minuti, e quindi significa che in 2 giorni ha caricato un video del giorno in cui l'ha fatto e addirittura dei video del 2012, che sono 1 2 3 4 5 6 7. 2 giorni ha caricato 7 video vecchi addirittura del 2012 e uno nuovo del giorno stesso del caricamento. E questo è strano. Anche in questi giorni, da più di un mese si è prodotto l'incendio, per cui ha avuto problemi. Da più di un mese che qualcuno all'impazzata, non lui, perché dicono che lui non poteva, carica video del 2012, del 2010, del 2008, del 2007, durano anche 8 ore. E adesso continua con quella tendenza. Io non so se lui abbia disponibilità di tornare dal suo computer e stare caricando lui i video vecchi, perché era un qualche cosa che faceva anche da quando ha riaperto questo canale. Questo canale è uno che si sì, ha riaperto il canale Matteo Montesi, ma in pratica è un altro. Questo canale l'ha aperto dopo che gli hanno chiuso, non so se nel 2018, nello stesso 2018 o 17, 18 credo, il canale anteriore aveva milioni di visualizzazioni e di tantissimi iscritti. Adesso ha recuperato perché c'ha 11.800 iscritti e 2.962.096 visualizzazioni, ma il canale l'ha fondato il 21 febbraio 2018. Bravo Matteo Montesi che risorge come la fenice dalle proprie ceneri, perché se andiamo a vedere i video e scegliamo nell'opzione di ordinarli per più popolari, adesso vediamo i più popolari. C'hanno, beh, il più popolare è arrivato a 103.000 visualizzazioni. Lui ne aveva di più nel vecchio canale, aveva video da 300.000. Poi il secondo c'è 59.000 visualizzazioni, il terzo 47.000 visualizzazioni, il quarto 32.000 visualizzazioni. Bisogna comunque dire, forse non ha preso tante di visualizzazioni nei video più visti, che già da quando ha riaperto questo canale nel 2018
ha caricato in un anno e ne ha caricati non so quanti, ma caricato video che sono del 2018, del 2014, del 2013, di qualsiasi anno, no? Quindi anche magari di prima del 2013. Quindi, come dire, basta. Basta cercare sul tubo e ci si riesce. Perché a volte in descrizione non è che ti mettono quanti video c'ha un canale. Copiamo. Cerchiamo. Facciamo clic Matteo Montesi Orgualmentale Dominio a 1249 video. Ha caricato furiosamente un mucchio di video vecchi. Il mio canale che ha quasi 7 anni, il 7 febbraio del 2020, il mio canale farà 7 anni. È stato aperto il 7 febbraio 2013. Io ho 1040 e passa video, quindi lui si sta ricaricando i video a un ritmo di 2 o 3 al giorno di video vecchi, e ne fa pochi nuovi ultimamente. Poi era ritornato dicendo che non faceva più bucaggio, non avrebbe più fatto perché lo ossessionavano, lo criticavano, lo biasimavano, lo perseguitavano, lui che faceva un servizio per la community e tutto il resto. E invece è finito che gli hanno chiuso, cioè lo hanno chiuso a lui, dicono, dentro da qualche parte, non si sa dove, via di un bucaggio che è andata male. Tutto il mondo, tutto internet ne ha parlato. Io che lo seguivo ultimamente, anche se non vedevo intero tutti i suoi video, in parte perché rieditava e ripubblicava video vecchi, in parte perché troppo larghi, però ne ho parlato anch'io, soprattutto ne ho parlato in Spreaker più che in YouTube. Greta R. Stan, scusa se cambio discorso, farei ancora video di cucina? Sono troppo simpatici. Cercherò perché è difficile. Io ho un cellulare che è il Nokia Asha 302 e filmarmi con quel cellulare, non ho il tripode, non ho nulla, è molto difficile. Allora non ho il professionalismo di Mimmo Corcione, e non c'è nessuno che mi filmi, neanche c'è un tripode, né la mia filmatrice Stereo si è rotta. La mia filmatrice si è rotta. È vero, comprata nel 2010, riparata 2 volte allo schermo. Come vedrai, rimane nero perché è inflessibile. Allora, io ho cercato di avere un account che ho aperto in Patreon, Tantenchan, ma nessuno mi è venuto a offrire denaro per i miei progetti video. E come vedrai, io all'inizio riuscivo a fare dei video in questo modo, ma non si illumina più lo schermo. Allora, che devo fare? Con una presa che c'è qua, dice presa AV. Poi c'è 3 spinotti il video per l'audio destro e per l'audio sinistro in stereo,
Posso collegare al televisore che abbia gli spinotti e qua con questa spina jack di tre punte. Allora mi vedo l'immagine nel televisore. C'è uno a incandescenza nella cucina, vecchio analogico, e poi uno smart TV. Allora così mi posso filmare. E poi devo collegare, per fortuna che c'è un bottone export per esportare video nel computer, perché così riesco anche a cancellare i dischi rigidi. Ma è tutto uno strazio, non è più la telecamera di una volta. Comunque anche una volta la piazzavo lì, non avevo il tripode. È anche brutto perché anche se c'è il tripode o la metti, io la mettevo orizzontale, ti viene un brutto primo piano. Puoi fare solo lo zoom, non puoi muoverla. Se avessi qualcuno che mi filma, mi sarei voluto comprare un drone che è piccolo come la palma di una mano, ma che rimane in volo geostazionario, che fai dei gesti e lui si muove, ti segue e ti filma, fa anche degli zoom. E poi carichi in YouTube, fare anche dei live streaming, ma costa molto, costa più del nuovo Samsung Galaxy Note 10, costa più di un iPhone, costa molto, 2-3 mila euro. Siccome non sono uno YouTuber molto quotato, lo spendo a fare un drone quando però ripeto, cercherò di fare un video tutorial di gastronomia casareccia. Io ho cercato di aprire un account in Patreon, però nessuno l'ha mai visto. Allora, cara Greta R, mi raccomando, se mi vuoi aiutare, così io mi compro un tripode, una filmatrice, quello che sia necessario, condividi i miei video. Commentali e condividili in modo che anche altri possano commentarli, dagli like, magari che dandogli like già lo metti in una cartella di riproduzione, cioè in una lista di riproduzione, quella dei video preferiti. Se c'hai anche altre liste di riproduzione, metti il video nelle altre liste di riproduzione, commenta il video, dai like magari ai commentari che ci sono. E poi condividi il video con altri affinché anche altri possano commentare il video per farmi sapere quello che ne pensano e per aiutarmi. Magari danno like al video, lo commentano, dandogli like lo mettono nella lista di riproduzione dei preferiti. Allora, cara Greta R, care amiche ed amici, sono già circa le 20, mancano 3 minuti. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Siete molto gentili perché mi avete dato 3 like a questa live. Spero, vi auguro che tutto vi vada bene questo fine settimana. Fatemelo sapere. Poi magari aggiornerò il titolo, visto che ho parlato un po' dell'11 settembre, ma soprattutto di Matteo Montesi. Ho finito per parlare di lui, dovrò per forza di cose mettere nel titolo parlando di Matteo Montesi, perché gli ho messo giusto Just Another Live. Perché non sapevo, molte volte inizio un live, non so di che cosa parlerò. Comunque scegli un nome per Leoncino, il Girafino. Se ti piacciono i miei video tutorial, per incentivarmi a farne altri, mi raccomando, guardali, commentali. So che già l'avrai fatto per qualcuno, ma guarda quanti più video possibile della lista di riproduzione Gastronomia Casareccia. E poi condividili affinché altri possano commentarli e guardarli e condividerli e dargli like, che così raggiungerò le 4.000 ore di visuals.
Me ne mancano abbastanza. E poi magari riesco a monetizzare con YouTube. Di passo, io sono disoccupato come molti nel nostro ben amato paese, guadagno qualcosa. A 12 anni volevo essere scrittore. Io devo stare attento perché guarda che taglio che mi sono fatto al dito. Non so se perché la pelle si è seccata o perché mi sono tagliato con un coltello, ma non si cicatrizza. Sono ormai settimane che perché si piega il dito e si continua a screpolare la pelle. Però mi raccomando, se io faccio dei video cucinando, quindi anche ci metto le mani, aiutatemi a diffondere questi video, perché se ogni volta che carico un tutorial di gastronomia casareccia c'è soltanto 20, 30, 40 visualizzazioni, e a un certo punto è molto lavoro, di per sé cucinare, che di solito cucina mia madre, e poi anche fare il video. Quindi cucinare facendo il video è difficile perché fare un video cucinando è difficile. È difficile perché non avendo, c'è solo un cellulare vecchio, il Nokia Asha 302, ed è difficile anche perché devo cucinare senza distrarmi. Perché poi mia madre ed io dobbiamo mangiare quello che cucino. Quindi ho fatto l'ultimo video tutorial di gastronomia casareccia, era come fare la merenda con il popcorn e il caffè. Ma adesso vi lascio, visto che sono già le 20 e un minuto. Grazie Francesca Mistetta per seguirmi. Grazie Greta R, grazie Oscuro Piacere. Adesso siete solo in due che mi seguite. Grazie anche a voglio salutare tutti quelli che nella live mi hanno salutato. Grazie anche a RM Destination. Po' di lentezza nel computer. Vediamo un po', mamma mia, com'è lento il computer. Perché voglio chiudere una finestra. E vabbè, è così. Allora, vediamo un po', poi mi scordo che volevo fare. Forse sarà lenta la connessione. Allora, ringrazio a tutte e tutti di seguirmi. Faccio un nuovo commentario, vediamo. No. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Niente, e a volte sembra che il computer è morto. Bloccato.
Quando succedono queste cose, adesso non riesco né a interrompere la live né tac, si è oscurato lo schermo e niente, c'è un computer vecchio. Non so perché fa queste storie qua. Oh, è ritornato lo schermo bianco. Ecco qua, perché volevo entrare in avanzate, mettere licenza attribuzione, data di registrazione oggi. Poi vediamo un po', consenti commenti, consenti tutti i commenti, consenti incorporamento, valutazione dell'età, bla bla bla. Ecco, basta. Metterò il video la lista di riproduzione, list, seleziona. Preferiti, video bitacora del Capitan Sant'Egan. Fine, salva modifiche. Ecco qua, poi metterò in community il video, però adesso devo terminare perché già sono le 8:06 circa, forse di più. Io sono stanco. Allora, grazie a tutte e tutti voi. Mi raccomando, se volete aiutarmi per incentivarmi, commentate questo video quando già sarà video, non sarà più live. Dategli like, mettetelo fra i favoriti in lista di riproduzione e poi condividetelo affinché altri ed altre possano commentarlo, condividerlo, dargli like, metterlo in una lista di riproduzione e metterlo nella loro community. Basta che cerchino, mettano video, nello spazio video, mettono il link del video, gli apparirà l'immagine, fanno clic. Così nella loro community, perché è buono utilizzare la community di YouTube. Ecco qua, ci avete un esempio di che cos'è la community. No, commenti. È troppo chiuso la finestra community. Mannaggia. Un po' ecco qua, questa è la mia community. Tutti voi avete una community accanto a playlist e community tra playlist e canali. Andate a vedere lì. Ciao Lolo Tez, come va? Giusto adesso stavo per finire il video che titolerò probabilmente parlando ancora di Matteo Montesi, che è quello che ho fatto. Adesso sono le 8:10 e ti saluto. Purtroppo non posso continuare a parlare delle stesse cose, anche se ti vorrei spiegare di ciò di cui ho parlato. E quindi mi spiace veramente a malincuore doverti lasciare. Però ho parlato del fatto che ieri, l'11 settembre, non ho voluto parlare
dell'11 settembre, perché come vedrai nel link della mia community, io ho lasciato in community i video fatti 11 settembre degli anni passati, perché altrimenti sarei stato ridondante e avrei parlato sempre delle stesse cose. Io ho parlato di Matteo Montesi che ha fatto un altro video, ho lasciato qua nel chat il suo link, però continua a ricaricare video vecchi, quindi ha fatto solo un video di 6 minuti, cosa strana in lui, parlando 2 giorni fa. Invece da 2 giorni ha caricato ben 7 video, dei quali almeno 2 registrati nel 2012, e solo uno l'ha registrato nel momento in cui sei di 6 minuti appena, 6 minuti e 46, 7 minuti. Cosa strana in lui, che non gli ha dedicato tanto tempo. È ritornato per fare un solo video nuovo di 6 minuti e 46 secondi. Non so se continuano altri a caricare i suoi vecchi video o sia sempre lui. Comunque, nell'ultimo anno, da quando ha riaperto questo canale, avrà caricato, perché il 18 settembre farà un anno il canale che ha adesso, da quando gli hanno chiuso quelli precedenti. E ha caricato 1300-1800 video, dei quali magari l'80% sono video vecchi. Non so, avrà altri canali. Allora, caro amico Lolotez, mi spiace doverti lasciare, ma già lo promettevo da più di 10 minuti che alle 8 smettevo, e ho fatto 1 ora 2 minuti 14 secondi di video. E quindi ciao, grazie di seguirmi, Lolotez 1. E ci vediamo alla prossima. Buonasera, buona cena e buona domenica. Io infatti adesso devo andare a cenare. Buon fine settimana a tutti quelli che mi hanno seguito, e mi raccomando, se mi vuoi supportare, commenta questo video quando sarà già finito lo streaming. Dagli like, che così lo metti nella... Ciao Cindy Star, ciao. Purtroppo adesso la live finisce perché sono le 8 e devo andare a cenare. Comunque, grazie Cindy Star. Se mi vuoi aiutare, commenta questo video quando già non sarà più un live streaming. Dagli like, dandogli like lo metti nella lista dei tuoi preferiti. Grazie altrettanto, buona cena Cindy Star. E poi condividi questo video, Lolotez 1 e Cindy Star, condividetelo, e anche a tutti gli altri che mi hanno seguito adesso e che mi seguiranno, affinché anche altri possano commentarlo e condividerlo. Io do like e commento i video di chi guarda i miei video e logicamente li commenta e gli dà like. Come faccio io a sapere che guardate un mio video se non lo commentate? Perché altrimenti io non so, molti mi dicono: io ho dato like al tuo video, dagli like, oppure ho visto un tuo video, perché tu non vedi i miei? Ma commentalo. Va bene, mi iscriverò anch'io al più presto. Adesso vado a cenare e dopo apro il computer di notte, di sera, così gli do anche un titolo, un altro titolo a questo video. E poi, più video miei commentate, più video vostri io commenterò. Ma non fate come un mio carissimo amico che ha commentato 30 volte un mio stesso video nella speranza che io gli commenti 30 video suoi. Dovete commentare 30 miei video, in questo modo io commenterò 30 video vostri. Io commento video per video, e quando commento do like e aggiungo ai preferiti. Quindi vi ringrazio di seguirmi, perché mi sto ripetendo già da almeno 5 minuti. Non mi voglio ripetere, ho parlato tanto di Matteo Montesi, dell'11 di settembre, eccetera.
Grazie. Guarda, in un altro video troverai il link nella chat. Oppure cerca in video gli ultimi video, mi vedrai con un girafino. Questo è il leoncino. Li ha comprati mia madre il giorno del bambino. Uno se l'è regalato lei, un peluche, uno me l'ha regalato a me e mi ha detto: scegli il tuo. Io ho scelto il girafino. Allora, mi ha fatto, si è fatta questo regalo. Questo in pratica è il suo. Però in Facebook mi sono filmato con tutti e due. E c'è un concorso. Un concorso ha partecipato solo una persona nello scorso video, nel quale io dal live che parlavo di Matteo Monte, poi ho rititolato il video parlando di Matteo Montesi, eccetera, e delle elezioni. Ho chiesto alla gente di dare un nome al girafino. Solo una persona gli ha dato un nome. Adesso Cindy Star, pregherei in questo video nel commentario, quando io adesso finisco, di dare un nome al girafino, al leoncino di peluche che è di mia madre, e poi di andare a vedere, tu troverai nella miniatura, nell'anteprima, io tengo fra le braccia il girafino. Allora commenta quel video, magari in base anche al contenuto, però commenta soprattutto dandogli un nome al girafino, e poi condividi questo e l'altro mio video con il girafino con i tuoi amici e contatti, affinché anche loro possano dargli un nome al leoncino e al girafino. Ah, bene, una serie di video ironici, cara Cindy Star, sono il mio forte. Allora non mancherò di seguirli e di condividerli. Mi raccomando, io ho aperto un Patreon, un account, però non se lo fila di Striscio nessuno, neanche di Striscio. Io mi filmavo con questa Everio che proprio il giorno del mio compleanno nel 2018 si è rotta l'ennesima volta. Che purtroppo l'abbiamo riparata due volte. Mia madre me l'ha comprata nel 2010. Ho filmato molti video per YouTube, ma purtroppo il flessibile si rompe e non si accende e si apre. Allora io posso collegarla con il cavetto AV al televisore, tanto analogico come digitale, che ho un televisore analogico nella cucina a incandescenza, e mi vedo nel monitor del televisore e posso usare il controllo remoto, ma è scomodo usare così la filmatrice. Questa filma in 740x480, non è neanche full HD o HD, e oltretutto non ha wifi, non ha Bluetooth. Per fortuna che ha un bottone export, così posso che non potendo scegliere con che modalità rimanere connesso al computer. Non sapevo come scaricare video al computer. Posso filmare con un bottone, esportare al computer il video. Però chiaro, non ho un cavalluccio e non l'ho comprato perché mi si è rotta prima che lo potessi comprare. 10 anni non l'avevo comprato. Allora, se mi volete supportare, io non chiedo denaro in Patreon e tutto, anche perché non so come funziona. Ma mi raccomando, guardate i miei video, commentateli e condivideteli, affinché anche altri possano commentarli. Io farò lo stesso con i vostri video. Cindy Star, perché non lo chiami Eros? Il leone è carino. Va bene, Cindy Star, prenderò in considerazione questa tua proposta e poi vediamo quante altre persone proporranno un nome alternativo. Comunque, premetto che do la preferenza al tuo nome perché Eros è molto carino, e poi anche quanti più video mi commentate, quanta più preferenza avrete da me. Non solo perché vi commenterò i vostri video, li guarderò, ma anche
Perché magari vincerà il nome di chi commenterà più volte il mio video. Adesso proprio vi devo lasciare perché sono rimasto 20 minuti in più. In pratica, dovevo chiudere alle 8, ma adesso sono 1 ora 10 minuti e 39 secondi che faccio video. Quindi vi lascio anche se siete in tre e mi dispiace tantissimo dovervi lasciare giusto adesso che siete in tanti. Ma purtroppo è così. Adesso sento che mia madre mi sta chiamando perché ha preparato la cena. Allora sappiate perdonarmi. Se potete, guardate questo video e guardate ogni mio video che potete. Poi commentatelo in modo che io poi vengo a commentare i vostri video. Certo, io guardo a prescindere i vostri video, ma così c'ho una motivazione. Allora, ciao ciao. Mi sto filmando con un vecchio dispositivo, una webcamera del 99 di un mio vecchio computer. Se volete che rinnovi il mio parco tecnologico, ciao, buona serata a te e a tutta la chat. Ciao Cindy Star, Paolo Lotez 1, buon fine settimana, buon sabato, buona domenica. Oggi è giovedì, già do il buon fine settimana di giovedì. Sono suonato, pensavo che oggi era venerdì. Allora, buona cena, buonanotte, sogni d'oro, sognatevi con tanti Sant'Enchan e poi buon fine settimana, buon sabato, buona domenica nel caso in cui io non registri fino a lunedì o oltre un nuovo video o una nuova live. Ma io stavo pensando che qualche video lo registrerò comunque con il mio vecchio Nokia Asha 302. Adesso non so dove l'ho messo, ma basta cercare in internet Nokia Asha 302 e guardare con che ciofeca mi sto registrando. È un cellulare che comprai a Natale a mia madre nell'anno 2013, ma è un cellulare che è uscito nel 2011 e filma in 640x480 in 3,2 megapixel. Buona serata Cindy Star, buonanotte. Guardati qualche mio video prima di dormire, commentalo. In questo modo io farò lo stesso. E poi ci rivediamo. Grazie mille. Se no, visto saluti, parlare di nuovo di altre cose, non si finisce mai. Ciao, è dura, ma devo chiudere giusto quando c'ho più persone. Adesso mi state seguendo in tanti. Mannaggia, ho iniziato che per più di mezz'ora non c'era nessuno. Vabbè, non ve ne faccio una colpa. Scherzavo, però ho 5 like, mi hanno dato 5 like. Ciao.